Cari amanti di grafica, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Questa volta si ritorna con Photoshop. Prima di vedere di che cosa oggi parliamo, vorrei sollecitarvi a iscrivervi al canale, mettere un like qualora il contenuto lo trovate interessante e attivare il campanellino per ricevere le notifiche non appena escono i miei video. Vediamo di che effetto stiamo parlando. Sarà un effetto che applichiamo al testo. Abbiamo fatto in passato tantissimi effetti applicati al testo, dall'effetto neon, effetto lucido, effetto legno, effetto cromato, eccetera, eccetera. Ma abbiamo fatto in particolare un video come applicare un'immagine all'interno di un testo. In teoria faremo la stessa cosa, solo che per renderlo realistico, in questo caso, come vedete, abbiamo l'erba, per inserirlo all'interno di un testo non basta solo inserirlo, ma poi dobbiamo applicare un'altra tecnica per far sì che sia realistico. Quindi vediamo subito come si fa. Prima di tutto guardiamo un pochettino il nostro documento e iniziamo subito dalle impostazioni. Ho creato un file di queste dimensioni. Ve lo dico perché non potete ottenere lo stesso risultato applicando gli stessi parametri se le dimensioni del file sono differenti. Quindi abbiamo impostato larghezza 2160 pixel, altezza 2160 pixel, infatti è quadrato il documento e risoluzione 72 dpi. Ok, poi vediamo cosa abbiamo qua. Abbiamo uno sfondo bianco e poi abbiamo inserito un'immagine che ho scaricato dal sito freepik.com. Metterò i link in descrizione. Ce ne sarà un'altra texture, quindi questa è una, quindi una texture di campo in erba, e l'altra la vediamo successivamente. Quindi il file si trovava qui. Ho preso e l'ho trascinato all'interno del mio documento e l'ho adattato. Quindi se faccio CTRL più T o COMMAND più T, vediamo infatti che l'ho inserito e adattato all'altezza. A questo punto creiamo il nostro testo per applicare la nostra texture. Di proposito, scriveremo due sole lettere con questo font Montserrat. Extra Bold è un font che in questa variante è molto corposo e ci sta alla perfezione, di una dimensione molto grande perché il file è grande, 930 punti. Mettiamo preciso. Quindi colore bianco indifferente, impostate pure voi se volete il bianco per avere una chiara visibilità. Quindi clicco e scriviamo 5K. Perché scriviamo 5K? Perché abbiamo raggiunto i 5.000 iscritti nel canale YouTube, il che mi rende particolarmente grato di questa cosa. E vi invito naturalmente ad iscrivervi. Vorrei ricordare che il 93% dei visitatori del mio canale, il che è tantissimo, non è iscritto. Quindi non vi costa niente cliccare sul pulsantino iscriviti, non si paga niente, è gratuito. Ok, posizioniamo il nostro 5K non per forza al centro, ma piuttosto dove ci interessa prendere la porzione di campo, però indifferente, possiamo spostarlo dopo. Quindi posizioniamo super giù al centro e a questo punto selezioniamo, quindi creiamo una selezione del nostro testo. Come si fa rapidamente? Posizioniamoci sul livello testo, proprio sulla miniatura del livello testo. Teniamo premuto il tasto CTRL o COMMAND in Mac, vedete che spunta un quadrato tratteggiato. Clicchiamo col tasto sinistro del mouse e voilà, abbiamo la nostra selezione. Spostiamoci sul nostro livello erba, che ho rinominato naturalmente così, e applichiamo la terza icona del pannello dei livelli, che è ovviamente la maschera. Per comodità io direi di far sparire sto pannello perché non serve a niente, quindi chiudiamo gruppo di schede. Perfetto, così siamo molto più comodi. Ok, perché non lo vediamo? Perché ovviamente abbiamo mascherato e questo è già bianco. Nascondiamo quindi il nostro livello testo ed ecco qua il lavoro. Possiamo fare pure un po' di zoom per vedere bene, ma come possiamo notare non è realistico, perché se io inserisco una texture filamentosa, come in questo caso, io voglio che esce pure un po' fuori, altrimenti non va bene. Come facciamo questo? Grazie all'aiuto dei pennelli. Quindi come facciamo? Allora, innanzitutto andiamo a selezionare il nostro strumento pennelli. E come vedete già in alto è selezionato, però vi spiego qual è e come lo reperiamo. Tasto destro del mouse sul documento.
Questo è il nostro pennello, erba al vento. In realtà avevo testato prima erba, ma purtroppo erba c'ha una base differente. A me mi serve che abbia una punta e una base super giù uguale, perché poi lo devo applicare in un modo automatico e poi vediamo come. A questo punto vi faccio vedere da dove l'ho preso, perché sennò non lo troverete praticamente mai. Saliamo, saliamo, saliamo e vediamo qual è la sua cartella. Pennelli precedenti e poi pennelli originali, quindi andando qua nella rondellina dobbiamo semplicemente inserire la voce pennelli precedenti. Una volta che si crea questa cartella, come vedete, io l'ho chiusa, così la riapro, apriamo pennelli originali, che solitamente è chiusa, e noi la apriamo e andiamo a scegliere il nostro pennello, se lo trovo. Ecco qui, erba ed erba al vento, questo è quello che utilizzeremo, erba al vento. Ok, a questo punto la dimensione l'ho testato, perché di default da 112, io ho fatto 76, quindi già settiamo questa cosa. A questo punto clicchiamo qua in questa icona, che sappiamo, dovremmo almeno sapere, che ci apre il pannello delle impostazioni del pennello, che di default ci dà un po' di impostazioni. Ora le sistemiamo. Questa di trasferimento non ci serve. Dinamica colori assolutamente no, perché mi creerebbe dei colori che variano. Noi dobbiamo applicare una maschera, quindi non va bene, perché la maschera che passa da un bianco a un nero mi farebbe vedere alcune zone, alcune no. Noi dobbiamo mascherare o comunque rendere visibile senza via di mezzo. Quindi abbiamo disattivato quelle spunte, andiamo sulla prima. Sulla prima dobbiamo portare a zero la variazione in rotondità, mettere al massimo la variazione dimensione. Qua vediamo l'anteprima, infatti in base all'anteprima vi potete regolare. E poi variazione angolo la fate al massimo, in modo tale che quando vado a mettere il pennello di default, anche se sono sotto, mi esce questa texture qui, non diventa dritto, altrimenti qua sotto avremmo una cosa dritta. A noi ci interessa che va a far uscire le parti, come posso dire, appuntite, sia sopra che sotto, quindi ci serve a questo fare la variazione d'angolo. Se andiamo in dispersione, noi a questo punto dobbiamo aumentare il conteggio per renderlo un po' più fitto, così non mi dispiace. Bello fitto, così, perfetto. Dispersione, vediamo un po', 61. Ok, approvato. Naturalmente fate dei test, come faccio io, non è che spariamo numeri all'otto. Facciamo dei test in base al risultato, altrimenti correggiamo. Ok, possiamo levare questo. A questo punto ci posizioniamo nella maschera e riclicchiamo la selezione, quindi CTRL più clic o COMMAND più clic se siamo in Mac. Ecco, a questo punto se io avessi fatto così, diamo un'occhiata, è fatto, giusto? Sì. Partiamo di lato, andrebbe pure bene, come vedete, perché abbiamo fatto questa operazione di far andare sia sopra che sotto, che di lato e anche sotto, guardate. Ok, quindi basta seguire queste parti e abbiamo risolto. Quindi in realtà clic e andiamo, camminiamo, abbiamo fatto. Quindi in realtà è velocissimo, cioè possiamo sbizzarrirci, possiamo far uscire di più da alcune parti, alcune meno, però c'è una tecnica che è automatica, quindi facciamo CTRL più Z o COMMAND più Z. Perfetto, ed è tramite i tracciati. Per chi non lo sapesse, se abbiamo il pennello selezionato e ci posizioniamo in un tracciato, basta che premiamo il tasto invio, in automatico ci fa un click di quel pennello su tutto il tracciato, quindi interamente, cioè io con un click ho finito. Vediamo un po' come si fa. Quindi creiamo la selezione, CTRL più click o COMMAND più click, fatto. Andiamo sul pannello dei tracciati, poi click sulla quarta icona appunto del pannello e creiamo il nostro tracciato. Come vedete, ci ha creato in automatico il nostro bel tracciato. Ok, a questo punto abbiamo il pennello selezionato, in primo piano il bianco. Notare, prima non l'ho detto, ma naturalmente ci serve bianco in primo piano, perché noi dobbiamo naturalmente far sì che venga mostrata questa parte, quindi nella maschera ciò che è bianco è visibile, ciò che è nero è invisibile. Quindi per renderlo visibile dobbiamo mettere il bianco in primo piano. A questo punto abbiamo bianco, abbiamo il pennello selezionato, abbiamo il tracciato selezionato, dobbiamo premere solo il tasto invio, clic. E voilà, il gioco è fatto, clic fuori dal nostro tracciato
E come vedete, l'operazione con un semplice click è riuscita alla grande. Quindi, come vedete, questa tecnica è micidiale. Ora vorrei fare un test con un'altra texture. Quindi andiamo a prendere questo file qua, anzi andiamo innanzitutto nei livelli, posizioniamoci qui sul nostro livello erba e andiamo così poi a trascinare la nostra pelliccia. Quindi andiamo a vedere questa pelliccia, eccola qua, pelliccia colorata, perché possiamo applicare questo effetto pure per creare un effetto soffice, peloso. Vediamo un po' come facciamo. Abbiamo già tutto settato, quindi dobbiamo intanto portare la nostra immagine all'interno del nostro documento o naturalmente con lo strumento sposta. Quindi clic sull'occhietto, sblocchiamo e trasciniamo e buttiamo qua sopra. Ok, adattiamo, quindi CTRL più T o CMD più T e adattiamo. Ok, super giù così va bene. Confermo, zoomiamo un pochettino. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente trascinare questa maschera qua. Quindi questo livello lo possiamo nascondere. E trasciniamo la maschera qua. Questo è l'effetto che ha creato, non mi piace. Vediamo che possiamo fare. Andiamo al nostro livello sfondo intanto e riempiamolo di nero. Quindi CTRL più CANCE e riempiamo di nero. CTRL più CANCE o CMD più CANCE mi riempie del livello di sfondo che era il nero. Perché non va bene? Perché in questo caso deve essere un po' più pelosotto, quindi servono più click. Quindi che dobbiamo fare? Quindi posizioniamo la maschera come abbiamo fatto prima, strumento pennello, bianco in primo piano, tracciati, andiamo a selezionare il nostro tracciato e diamo un invio, diamone un altro e credo che il nostro effetto pelosotto adesso è accettabile. Ora, supponiamo che vogliamo a questo punto posizionare, dato che abbiamo tanti colori qua, andiamo a sbloccare il nostro lucchetto dalla maschera, strumento sposta, andiamo sulla nostra immagine e non è più vincolata alla maschera, quindi possiamo spostare, come vedete la maschera rimane ferma, e magari creare questo effetto da azzurro a rosa. Ok, anche per oggi abbiamo completato il nostro tutorial. Se l'avete apprezzato, ve lo dico per la terza volta, un like e un commento, anche qualsiasi vostra interazione in questo video, porterà naturalmente il contenuto ad essere più visibile. Quindi chiedo sempre il vostro supporto per far crescere il canale. Vi invito anche a visitare il mio blog all'indirizzo www.salvatorepumo.it/blog, così poter visionare tutti quelli che sono i contenuti relativi al mondo del graphic design, in particolare della professione del grafico freelance, o storie di loghi famosi, o anche tutorial di Photoshop, Midjourney e così via. Vi ringrazio nuovamente per la visione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!